le 3 di notte, ero ancora caldo. Ciao ragazzi, prontissima per andare a Vallelunga. No, Vallelunga, Vallelunga. Dovevano partire alle 8:30, invece sono le 10, quasi le 10, solo che è successa una cosa un po' grave. Piove forte. Guardate quanto piove, fortissimo. Ti metti il coso per essere bello. More, andiamo. More, piove, lo vedi quanto piove? Ma dobbiamo andare. Andiamo alla parata alle 5, non arriverò mai. No, le ho fatto vedere che piove troppo, ma sempre dice che usciamo a una ora. No! Una vera donna. Una vera donna si va in pioggia con il suo ombrello, perché qualcuno non conosce l'ombrello. Wow, amore, ti riprendo da qua, se no mi bagno. Guarda come mette l'ombrello! Ai ai! Ecco, perfetto. L'ho fatto. L'ultima che mi ha rotto uno specchietto dello PGT è seppellita di fianco alla piscina. Ah, piove, piove forte. Abbiamo quasi tutto pronto. È arrivato Leo, che adesso non piove. E tu come fai incazzare? Ogni volta che usciamo di casa mi fai incazzare. Perché? Perché sì, perché fai tutto male. Puntuali, no. Sono le 10. Inutile, dobbiamo partire alle 10, sono le 10, guarda. Ho ragione io come sempre. Puoi fare il suono di nuovo? Qualcuno ha lasciato una macchina di là e non possiamo muovere il camper. Come fai a... cioè, c'è la via che è così e poi diventa così, la mette davanti al cancello. Come si fa? Come si fa? Come si fa? Many hours later. Questa è la nostra prima notte qui nel camper. Sì! Qui vediamo un... c'è la luce. Sì. Sì! Questa è lui. E di là nel fondo non si vede nulla. È Leopardo. Leo. E sta un po' disordinato. No, non tanto disordinato, solo un po'. Un po' tutta. Questo è il nostro letto. Anche abbiamo un cappello di Insta... ah no, Insta 360, iba a dire Insta Box. Il cappello? Italia Box. Buenas noches, amore. Buonanotte, questo saluto. Day 2. Non mi posso svegliare. Già ti svegli? Io ho un problema. Stellina! Greve! Buongiorno, mia dolce principessa! Amore, canti veramente. La vita senza di te non è la stessa. Perché? Amore, cosa hai fatto di colazione? Ho mangiato una brioche. Meno male che oggi ti pulisci i denti. È strano. Sì, perché sennò sento il mio alito di merda nel casco e svengo mentre guido. Ufficialmente oggi è venerdì. Io mi sono svegliata perché prima non potevo svegliarmi, mamma mia. Ho due anguria perché Albi ha comprato ieri, seguendo un tutorial di YouTube per vedere quanto è buona, invece fa cagare. E Albi è andato a guidare, che sta facendo il primo turno del libero. E niente, dopo faccio vedere cosa sta succedendo fuori. Albi ha detto che buona è anguria nel suo video, ma fa cagare veramente, non è dolce, è come acqua. L'hanno truffato. Raga, mi ha portato l'olio. Dio. Grazie mille. Tra me l'alcol. Bonci, bonci, bo bo bo. Solo che pensavo quanto è inutile farneticare, credere di stare bene quando inverno è te. Ma vuoi dirmi come questo può finire? Amore, canta malissimo. Lo so. Ti
stiamo andando a bere i bambini, a vedere i bimbi piccolini. Ora erano tutti più grandi di me. Quello è sicuro. Valle Lunga, 100 congressi. It's not much, but it's sure. Mamma mia, è veramente emozionante. Non so se mi ascolta, ma è veramente allora, emozionante. Chi conoscete vedere qui a tutti questi bambini? Ali parla e tutti urlano, mamma mia. Guardate che li faccio vedere che siamo comprati. Bueno, io ho comprato questo e anche, bueno, Ivy ha mangiato questo e questo. Io ho fatto una cosa, ho messo lì l'anguria, ops. Così si fanno come il ghiaccio, no? Tipo te lo prendi e tu do ghiaccio e lo mangi. È il mio invento di Teffi. Vediamo cosa hai qui. Guardate, abbiamo estate, pollo, formaggio, acqua, yogurt, lattuga di l'orto, latte, birra, nessuno si beve, però lo prendiamo per la gente che viene a visitare il camper. Day 3. Andiamo. Non sono la unica che dice I'm tired, man. Anche tu dici mognogna. La mattina sì. Oggi ufficialmente la Euronasca, anche la Eurolegend, ha cominciato prima la Eurolegend e adesso dopo la Euronasca. Ma sta arrivando la gente di a poco. Dice che va a avere un caldo orribile, terribile come ieri. Quindi quanto pensate che farà dentro di quella macchina? Quanto credete? Perché ieri mi hanno detto che bruciava troppo. Alvi si prepara per entrare a fare la prova libera. Questo è il dietro, ragazzi, tutto lo che succede dietro. Veramente un caldo, si sente, mamma mia, un caldo terribile, che puoi fare un'orata fritta lì dentro. Quindi dietro sta la gente che aspetta o che guarda Albi che va a partire, ma lui sta concentrato, 100% concentrato in quello che fa. Questo è il momento dove comincio a sentire paura, nervios, a sudare freddo perché non so che cosa va a succedere. More, muoviti, mancano. No, mancano quanto? 20 minuti? No. 40? Ho dormito un po' tardi, raga, alle 3 di notte ero ancora caldo, cioè sembrava che avessi la febbre. Ah sì. Avevo la febbre. E il tuo corpo era troppo caldo. Era caldo perché sono capiente. Dove sono? Siamo pronti? Siamo carichi. Ah, siamo 29 minuti. Dai. Muoviti, muovi il tuo culo. Io ho cucinato questo oggi. Perdi il pollo rosso all'inizio, però poi per uscire. Riso con pollo e zucchini. Arrivo lì all'ultimo, alzavo il piede. Abbiamo mangiato, sta lì parlando. Quindi, ciao. 30 metri in più.
ha finito questa giornata. Di freno, niente, non ho parlato molto durante tutto il video perché solo mi ho messo a piangere per tutta l'emozione, per vedere a tutti lì che stavano gridando il nome di Albi, quindi sono veramente emozionata. E voglio dire grazie a tutti, grazie, grazie. L'anno che deve vincere Jimmy. Speriamo. Voglio ringraziare tutti voi che siete stati con noi a Vallelunga, un fine settimana pieno di emozioni forti, con un calore che bruciava fino alle ossa. Vedere tutti che facevano il tifo per Albi mi ha fatto venire la pelle d'oca. Posso solo dire grazie, grazie mille per tanto amore e per il sostegno emotivo. Grazie a tutte quelle persone che sono venute da lontano, a quelle che hanno dato il loro tempo e le loro energie. Grazie a chi ha visto delle loro case, perché grazie a voi tutto questo è possibile. Questo sogno continuerà a crescere. Grazie mille.